se tu fai una cosa così, poi magari gli fai un'aggiunta di salsa, ecco, così si gode. Quanto è bella la Francia! Montmartre è bello, per carità, però non ci vivrei. Allora io consiglierei di fare così: pesatevi e in base al vostro peso decidete se prendere la funicolare o venire a piedi e fare 1200 scale per venire. Io credo che dipenda dalla differenza tra massa muscolare e massa grassa. Ma io sono tutto muscoli. Noi abbiamo pensato di fare come quando eravamo giovani, che siamo venuti qua tante volte salendo le scale. Forse è meglio la funicolare. Quanto costa? Non lo so, perché non l'abbiamo presa. Su internet c'è tutto. E che comunque questo qua è le Sacré Cœur. Da qui, ragazzi, partirà il nostro percorso a piedi. Ah, da qui parte? Certo. Cioè finora era... Non te l'ho detto prima, perché sennò non saresti venuto. Non dalla mano. Allora, credo che abbiamo fatto un madornale errore di valutazione questa volta, perché siamo venuti di sabato e credo che sia la prima volta che veniamo a Montmartre di sabato. Io quanta gente! Tra l'altro, infatti, avete visto che c'era tanta di quella gente su Place de Tertre, che è stato impossibile fare delle riprese carine, però comunque sapete benissimo, perché è uno dei posti più famosi di Parigi, che è la Piazza degli Artisti. Quindi dovunque girerete all'interno della piazza verrete assaliti dagli artisti, perché vorranno farvi un ritratto. Esatto. Da lì siamo scesi fino alla Maison Rose, che credo sia una delle case più instagrammate di tutta Parigi. Una brasserie nella quale, se volete, potete venire a mangiare. In realtà io ho dato un'occhiata, non è neanche così indecente. Montmartre, ragazzi, è uno dei posti più famosi di Parigi, lo dobbiamo di noi. Qua ai tempi dei tempi era tutta campagna e vigne, era una zona di contadini. Poi nell'Ottocento è stata inglobata questa zona dentro le mura della città. Hanno aperto un paio di localini abbastanza famosi, tipo Le Chat Noir, Le Moulin Rouge, che poi tecnicamente Le Moulin Rouge in realtà sta dentro Le Pigalle, sì, che però sono pochi metri dal confine della zona di Montmartre. Quindi, siccome hanno aperto sti locali, qua si è riempito di artisti abbastanza famosi che ci hanno preso proprio casa. Un certo Van Gogh, Renoir, Picasso, gente così, insomma. C'è stato un periodo in cui voi potevate venire a farvi una birra qui a Montmartre e incontravate sta gente che vi poteva fare un ritrattino. Mamma mia, che sogno. Sogno, che sogno. La prova del fatto che prima qua era tutta una campagna è che addirittura trovate un pezzo di vigna dentro Montmartre, la famosa Vigne de Montmartre. E giusto di fronte alla Vigne de Montmartre trovate il famoso Le Lapin Agile, che è un cabaret dove si fanno spettacoli, comedy, si ride, si beve e l'amore si fa. I poveracci hanno chiesto a Fabrizio di fare una foto e non sanno chi hanno di fronte. Terza volta che chiedo informazioni su come ci hanno chiesto di fare la foto a me, che come sapete sono il peggior fotografo e videomaker del mondo. In più me l'hanno fatta fare con una di quelle macchinette che stampano l'istantanea subito, non so, la Polaroid. Quindi mo scappiamo, perché adesso quel tempo che la sviluppano e vedranno che ho fatto una cacata, quindi scappiamo. Posto qui alle nostre spalle si chiama Moulin de la Galette. A un certo punto nell'Ottocento qui è nato un famoso cabaret dove venivano a svagarsi Picasso, Renoir e amici, però il mulino hanno tenuto sopra il tetto del locale, fighissimo. Credo che questo mulino compaia in un sacco di opere di sti tizi. Se non sbaglio, Renoir ha dipinto proprio un quadro che si chiama Le Bal du Moulin de la Galette. Ma quante ne sono? Per dire, qua a Montmartre tu giri l'angolo, questa è la casa più brutta forse che c'è, però è qui dove Picasso ha avuto il suo primo atelier a Parigi, una cosetta. Poi venivate, scusi Pica, c'hai un quadretto, una cosa, mi dipinge casa? No, je ne suis pas d'accord. Siamo senza
senza vergogna, ragazzi, sulla strada per il ristorante abbiamo visto questa meravigliosa boulangerie e abbiamo preso un pain al bleu et emmental, cioè un pane caccioso con dentro l'impasto emmental, è una specie di gorgonzola. Mamma santa. Ragazzi, questa è quasi pasta choux, ripiena di formaggio. Bah, una pasta pignè. Pasta choux, ricordatevi di fermarvi a Pen Pen. E questo costa 3 euro. Ragazzi, ho fatto un acquisto. Antica bottiglietta, io ci metterò i miei fiorellini questa primavera. Tanto sei contenta quando trovi una cosa vecchia. Eh sì. Tipo il marito. Tipo il mio marito. Un negozietto molto molto figo, piccolissimo, che si chiama Curiositas. Come si potrebbe definire? Un cabinet de curiosité. Un negozio di cose strane, molto molto figo. Chi è che non vuole riportarsi a casa da Parigi un corno di narvalo? A lei, riconoscerei ovunque quel dente! Vicino a questo posticino c'è un altro negozio che non saprei definire esattamente cosa venda. Sì, è un artista, diciamo, che è specializzato in una cosa. Facciamo prima inquadrarlo. A proposito dei negozi strani, non perdetevi anche questo posto che si chiama, cara? L'Objet qui parle. Dovete assolutamente entrarci perché è veramente un tuffo nel passato. Ci sono anche armadilli imbalsamati. Alla fine sono tutti negozi in cui la maggior parte di noi non comprerà mai nulla, ma è troppo bello entrarci. Sì, anche perché ve l'abbiamo già suggerito, no? Se andate nelle zone meno turistiche ed entrate in un brocante, sicuramente trovate cose altrettanto carine, ma meno costose. Numero uno. Numero due, andare in giro per Parigi con un armadillo imbalsamato nello zaino non è la cosa più pratica. Sì, non è molto carino, infatti. Allora, siamo di fronte al muro dei Ti Amo, il muro dove c'è scritto Ti Amo in tutte le lingue del mondo, e questa è la distanza massima a cui ci possiamo avvicinare perché c'è veramente troppa gente. Però, cara, stare di fronte a questo muro dei Ti Amo a me fa venire in mente una cosa che ti volevo dire da tanto. Che cosa? Ho fame. Anch'io ho fame, andiamo. Ma vedi? Siamo fatti l'uno per l'altro. Allons-y, a mangiare le fromage. E voilà, siamo arrivati a pranzo. Finalmente. Oggi abbiamo fatto un po' tardi per i nostri standard anziani. È 1:30 passata e abbiamo una fame noir. Siamo a Mont Bleu, precisamente a quello di Faubourg Montmartre. Ci sono diversi Mont Bleu a Parigi, però solo questo è un ristorante. Gli altri sono delle fromagerie, posti dove comprare formaggio o dove fare aperitivo a base di formaggio. Solo qui potete mangiare dentro una fromagerie. Un consiglio, se non siete amanti dell'odore del formaggio, perché molti lo chiamano puzza, ma... profumo paradisiaco. Esatto, non venite qua perché qua ci profuma di formaggio, sappiatelo. Uova con maionese, scalogno e mimolette, che ho comprato anche per casa per fare gli hamburger, ragazzi, sciolto e divino, assaggio prima in purezza. Mimolette che è più forte del parmigiano, però è molto buono. La maionese è buonissima, il mimolette ci sta benissimo e poi c'è la mostarda l'ancienne che gli dà quel tocco in più. Sei buono. E io invece ho preso le croquetas. In un articolo di Ale dedicato a Barcellona che trovate sul nostro blog, che è www.guerrafurisgo.com, ci sono un paio di posti di croquetas e quindi nel menù c'erano le croquetas very cheesy con prosciutto e formaggio, non potevano assaggiare. Credo dal sapore del formaggio che siano croquetas al comté. Oh là là. È uno dei nostri formaggi preferiti. Buonissimo. Stiamo mangiando, ragazzi, un'intera forma di Mondor fusa da far colare sulle patate, ma io in realtà vorrei fare un'altra cosa. Puccia, puccia. Più che far colare, vorrei pucciare. Wow, non me l'aspettavo.
proprio così grintoso. Allora, noi ragazzi l'abbiamo dovuto sfasciare per fare la foto di copertina, ma la cosa figa del Mondor è questa crosticina pure, e questa si prende l'intera forma e la si mette al forno. Tu fai una cosa così e poi magari gli fai una giunta di salsa, ecco, così si gode. Quanto è bella la Francia. Io credo che questa vacanza ci ucciderà. Però dovessimo morire così con la faccia nel Mondor, sarebbe una bellissima morte. Buono, se venite qui da Montbleu vi consiglio il Mondor al forno, che fanno solo, se mi ricordo bene, la sera e nei weekend. Quindi se venite a pranzo in settimana non c'è questo piatto. Ale, è finito. Non c'è nient'altro da mangiare. E non si dica che gli abruzzesi non finiscono i piatti. Che non si sia mai detta sta cosa. In momenti mangiavamo anche il legno, ma quello ci hanno detto che non si mangia. Questo intorno non si mangia. Non si è cotto. Ah. Signora, come si sente? Molto piena. Abbiamo pagato per tutto quello che avete visto 38 euro, che mi sembra in linea con i prezzi di Parigi. Non è che avresti ancora uno spazietto? Ho lasciato un buchetto per assaggiare qualcosa di dolce.